E ormai alle porte il 25 giugno, data ufficiale della convocazione della conferenza dei servizi, convocata a Roma per decidere se il progetto presentato da RFI per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma si farà o sarà rispedito al mittente. Il CONFER, Comitato Ferrovia, è pronto a rivolgersi alla magistratura per far valere le ragioni della propria contrarietà, non all'infrastruttura in sé, ma al progetto di RFI, che non tiene conto delle istanze dei territori attraversati dall'opera. Ieri, intanto, il governatore Marsilio ha incontrato comitati e cittadini, recandosi in treno nelle stazioni interessate dal progetto. Ermo D'Astolfo, portavoce del CONFER, ha raccontato che dal confronto è emerso che il governatore e comunque la giunta regionale andranno avanti seguendo la progettazione iniziale di RFI, da quello che abbiamo capito dalle parole del governatore ieri. Quindi non siamo affatto d'accordo su questa posizione e ribadiamo il nostro no al progetto di RFI. Ci saranno dei margini di azione secondo voi, visto che il 25 giugno è prevista questa conferenza dei servizi a Roma, alla quale tra l'altro come comitati e come comuni non avrete accesso? No, non avremo accesso e questo è il problema, siamo in forte ritardo, siamo in ritardo anche come ente locale, perché il sindaco di Manoppello avrebbe dovuto convocare un consiglio comunale così come è concordato con noi l'8 di maggio, non l'ha fatto, lo fa il 20 di giugno e la conferenza dei servizi ci sarà il 25, quindi immaginate che presa in giro. La stessa cosa dicasi per la regione, c'è stata troppa lentezza, troppa disattenzione verso il territorio, verso i cittadini, in particolare verso Manoppello e Brecciarola di Chieti, che pagheranno di nuovo un prezzo caro dopo quello che hanno pagato per ospitare l'interporto Val Pescara. Perché la variante dell'interporto non piace? Hanno addotto delle motivazioni assurde, le esondazioni in tempo di siccità, immaginate, quindi lì dove c'è l'interporto è più giù Megalò, quindi dovremmo abbattere o comunque vietare le attività commerciali ed industriali di questi due pressi economici. Questa è una motivazione, l'altra è il dispendio di denaro, ovviamente una stupidaggine perché sono dei fondi riservati apposta per gli imprevisti e soprattutto non hanno mai calato un computo metrico vero e proprio, dettagliato, sulla carta, sia al comitato e sia alle istituzioni competenti. Rimane sempre la tratta Sulmona e Avezzano scoperta, ancora non ci dicono che cosa fare di quella tratta, quindi Pescara-Roma, quale Pescara-Roma? Sulmona-Pescara? Forse è questa l'intenzione. La battaglia quindi può dirsi conclusa qui? Per noi no, continueremo fino all'ultimo spiraglio di possibilità legale, quindi già ci siamo rivolti alla magistratura italiana, probabilmente attiveremo tutte le possibilità che ci saranno consentite presso istituzioni extranazionali, ovviamente ci proveremo, ma sarà una battaglia dura, ma continueremo.